Ho preso il bad ending, scusami. Cioè, che mi sparasse, me lo aspettavo. Me l'aspettavo, avrebbero fatto gli stronzi. Wow. Questo non sono io, 2023. Ehi là, dolcezza. Ehi. Tutto bene? Mai stato meglio. Non si direbbe. Questo è vero. Non posso farti passare. E io passerò lo stesso. Ehi, calma. Kenny Reese! Ehi! E ovviamente è strafatto. Fammi cantare, forza! Stasera io sono qui per dire addio a tutti voi. Si spara? Oh no! Ah, ok! Pensavo fosse un fucile. Pensavo che era un fucile e si sparava in faccia. Ok, no, per fortuna forse non è finito. Cioè, nel senso, forse non ho preso il bad ending. Però... Wow. Soldi sono soldi, non si scappa. Pronto? Johnny, aspetta. Non devi farlo. Puoi ancora cambiare idea. Non sono come te, no, io non mi arrendo, ci vediamo nella prossima vita. Vieni qui, amico. Fanculo a questo gruppo, al pubblico, al rumore. Fai qualcosa per te. Bastardo. Mi mancherai un casino. Anche Ci tu, vediamo Kerry, nella chiunque tu prossima vita, sia. amico. Pensavo io gli stessi dando la sigaretta in faccia. Madonna, che cattiveria. Ehi là, Ehi. dolcezza. Sei arrabbiata? Oh, mi eccita. È la mia operazione, decido È la io. mia operazione. Decido io chi è in guida. Sali, prima che cambi idea. Silverhand. Ciao, Shaten. Non vedo un cazzo. Decolliamo! Tieni, mettiti queste e non te le togliere, intesi? Non vedo niente, è tutto buio qua dentro. Tu chi sei? Cosa sta succedendo nella mia vita? Perché sono Johnny in questo momento? Ciao amico, ti pareva. Adesso gli finisce in fronte. Psh, ah, i miei capelli! Psh, tutto a fuoco. Ma... Cioè, ok, 2023, fra 2 anni tra l'altro. Nuvolo in fiamme. Pacifica è tagliata fuori. Ah ma... APC per le strade di Watson. Sono... È Figli la di mia missione puttana. suicida questa? Quel casino là fuori è Glenn. una nostra. Un'idea di Johnny. Wayland attirerà l'attenzione dell'arataca lontano dalla torre. I danni collaterali parte del piano. Non siamo dei Boy Scout, Thompson. Fattene una ragione. Non capisco cosa stia succedendo, giuro. Non capisco, giuro cosa stia succedendo. Ipotesi, questa è... Nello shard c'è la memoria Bersaglio acquisito. di Johnny Area Silverhand. contatto. Molto, 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 molto probabilmente. Però... Non lo so. Parate! Non so cosa pensare, non lo so. Ci penso Bersaglio. io a sparare, non ti preoccupare. Merda. Allora, iniziamo a tirare giù le torrette che sono la cosa più pericolosa in questo momento. Che poi come facciamo a sopravvivere in questo momento? Cioè, il tizio è stato colpito da un proiettile solo ed è morto. Noi, neanche a dirlo ovviamente, come protagonisti, guarda caso. Però è vero, avevano detto che il grande colpo di Johnny era stato tanti anni fa, non mi ricordo quanti. Sono morti tutti?
No, ne manca ancora uno. 666 l'ultimo colpo, perfetto. Direi che meglio di così non poteva andare. Io non capisco cosa stia succedendo. Oh là. Quella è una signora bomba. Carico gli esplosivi sull'ascensore, li armo e lascio che la gravità faccia il resto. Cos'è? L'esplosione fa saltare le fondamenta, la torre crolla, poi caos, urla e titoli di coda. Giusto. Mi sembra giusto, dai. Scusa un attimo. Ah no, ok. I cieli volano, i gatti ballano, i topi brillano. Il mainframe non è un parco giochi, Murphy. Muoviti! L'annuncio di evacuazione. C'ho delle altre armi, no, a quanto pare. Merda. Chi ha scritto questo comunicato? Vieni fuori, vuoi davvero? Cristo, Johnny. Merda, io volevo abbassarmi. Oh, che palle. C'è uno strizzareti. Forza! Volevo abbassarmi, non volevo saltare il dialogo. Minchia! Quanto fa male questa pistola? È una pistola shotgun questa, altro che... Dove? Madonna mia. Ma sta pistola è pazzesca. E io spero si possa trovare questa pistola più avanti. Ci penso io. Mettiamoli giù. Come si chiamava la bomba? Chiudi! Devo levare le tende! Click. Demolitron, pronti all'esplosione. E l'intera saga è in arrivo, correte! Vattene via anche tu però. Vai girare quei rotori, stiamo arrivando. Allora, ho ancora una cosa da fare, mi serve il tuo aiuto per una cosa. Ho finito. Devo ancora diffondere questo nella sottorete. Cazzo, lo sapevo! Non ha niente a che fare con l'Arasaka. È per vendicarti della tua gruppo. Non è cosa? Una cosa che tu puoi capire, Rogue. Allora arrangiati. Ti do 4 cazzo di minuti se vuoi decollare con noi. Ci penso io. Serratura disattivata. Figli di Troia, Arasaka in arrivo. Ti adoro, Spider. Amalo tu. Madonna, ma questa pistola è incredibile. Porca troia. Madonna. Io la voglio questa pistola. Me ne frega un cazzo. Io voglio sta pistola, giuro. Madonna, mi sto facendo saltare le teste, che è una bellezza. Sono iper curioso di capire cosa stia succedendo. Da dove? Madonna. Ce l'avrò io qualche granata? Penso proprio di no. Andiamo al punto d'accesso. Eccoci qua. Ci penso io, tranquillo, Johnny. Ah, questo probabilmente prima che ci fossero i cavi dalle braccia, sicuro. Abbiamo qualcuno in grado di cambiare il protocollo della sottorete. Divertente. Ci aiuti o no? I ragni tessono le tele, no? Vediamo di catturare qualche mosca. Grazie. Mi sembra giusto. E ora, per essere sicuri... Porca puttana! Siamo in TV! E ora veniamo alla Arasaka Tower, evacuata dopo che un'organizzazione terroristica non identificata... Ciao, sono in TV, mamma! ...ha pubblicato un comunicato che minaccia azioni armate. I terroristi hanno dichiarato pubblicamente il loro desiderio di voler rovesciare un monumento al colonialismo corporativo. Vedo che ci sono riusciti, visto che 50 anni dopo c'è ancora l'Arasaka. Ha lasciato un comunicato in cui afferma che schiererà tutte le forze di polizia in risposta a qualsiasi atto di terrorismo. Ho paura che la polizia stia per arrivare. Un reporter che si trova sulla scena, all'Arasaka Tower. Speriamo che possa fare un po' di chiarezza su questa situazione. Ora vattene da lì. Penso proprio che... la polizia stia arrivando. Sul tetto, presto. E ti pareva che non arrivavano. Sbrigati, Johnny. È il momento di fuggircela. E ti pareva. E Adam? Adam Smasher, quello? È Adam Smasher. Ti pareva. Vuoi vedere che è diventato
così com'è per colpa nostra? Cioè, nel senso, per colpa di Johnny? Minchia, ma dai, i poligoni. Come... come abbiamo fatto a sopravvivere, scusami? Merda. Johnny? La pistola! Smasher. Te l'avevo detto, Johnny. Te l'avevo detto che ti avrei ucciso. Puttanega! Mi ha sparato un... non lo so, un fucilata a pompa dal braccio, così. Ok. Questo non risponde comunque alla mia domanda. Che cosa sta succedendo? E là. Ah, è Johnny. Non si è ancora Johnny, ok. Vai, oh, vuoi vedere che adesso stiamo morendo? Ci copiano il cervello, insomma, ci ricopiano l'anima. È quello che faceva Relic. Vuoi vedere che se anche avessi detto a Dexter, eccotelo qua il Relic, ci avrebbe detto fanculo tu e sto coso? Proviamo di nuovo. Come fai? Complici? Chi sono? Come faccio a essere come vivo? Hai ottenuto il materiale esplosivo. E io sto zitto. Aia, bastardo. A quale organizzazione terroristica appartieni? E io sto zitto. Vuoi come vedere? Hai ottenuto il materiale esplosivo. Non te lo dico. Me ne sto zitto. Il tuo boss non sembra colpito. Il boss non sembra soddisfatto dei tuoi sforzi. Signore. Sì. 150 anni, quindi qua 100 anni. Se è morto 50 anni dopo, qua c'ha 100 anni il vecchio. Come cazzo ha sopravvissuto finora? 100 anni, scusami. Che cazzo. Cioè, questo qua è nato nel 1923. Mio marito è morto in quella torre. Signora, mi dispiace. Ci sono destini peggiori della morte. La non morte, forse? Quelli sono aghi? Sono aghi quelli? Che morisse. Nase. Conosci una cosa. Più ti ascolto, perché più mi sembri Igor di Persona 5. Per mettere fine alla tua follia. No, quelli non sono aghi. Credo, spero. Ma tu eri già vecchio 50 anni fa. Come sei sopravvissuto, serio? Cosa stai facendo? Soul Killer pronto. Oh no. Gli ha estratto l'anima. Vuoi vedere che gli ha estratto l'anima e l'ha messo nel Relic? Per quanto teoricamente sia possibile questa cosa? Cos'è questo? Sono io? Cioè, è Johnny questo? Johnny? Silverhand? Che stai facendo? Perché scappi da me? Continuo a vederti di sfuggita. È difficile trovarti. Ehi. E tu? Tu chi sei? Vorrei saperlo anch'io, visto che mi hanno appena sparato. Riavvio di sistema. Quindi, in teoria, siamo ancora vivi?
In teoria? Non lo so. Sì. Siamo in una discarica. Ci hanno buttati nella spazzatura. Benissimo. Bel modo di essere ricordati, vi, eh? Veramente un bel modo. Il tuo migliore amico gli hanno è morto dissanguato, a te ti hanno sparato. Questa cosa è normale che succeda o oppure no? Discarica municipale, ore 4:40. Bel modo di ricominciare comunque. Mi sembra di aver già visto una scena simile comunque. Una persona dentro una discarica che viene dissotterrata, che si dissotterra da sola e striscia via. Stiamo strisciando nel mondo dei vivi, insomma. In qualche modo. Ehi! Ma... è Dexter? Sì, è Dexter. Cosa ci fa qui di nuovo? Forse era venuto a riprendermi? Forse voleva rubarmi qualcosa? Il cippettino? Lo shard? Eccolo qua! Ah, pesa più di quanto sembri. Madonna, come ti sei fatto infinocchiare, Dexter? Ho fatto tutto quello che volevi. Perché ora io... Grazie. Grazie di averlo fatto. Ti ringrazio. Arasaka-sama, oto-san no sasugai-han o mitsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. No, non sono io. No, no. Meglio se sto zitto. Sono contento che di quello che è successo a Dexter. Seriamente. Sono seriamente contento. Se l'è meritato, direi. Cosa ti aspettavi? Che profumassi? Ma scusami. Che dolore. Tu avevi bisogno di me e del mio aiuto? Serio? Minchia! E quando mai una giornata tranquilla? Ma dai, non c'è l'arma! Dai, esplodi, che cazzo! Ma perché non esplode? Oh, comunque le loro moto sono velocissime, eh? Merda, merda, merda. Investilo. Non c'ho un'altra arma? Cos'è? C'avevo un bastone in mano. Le Mantis Blade. Spara! Jackie! Jackie, scusami. Jackie non c'è più ormai. Oh!
E dai. Puttanega. Comunque avevo armi di merda. Avevo armi scaccionissime. Intanto stavo continuando a caricare munizioni. Oh, ma il tizio è ancora vivo. In qualche modo era ancora vivo. Non provare a spegnere di nuovo. Tieni gli occhi aperti. Ma ti giuro che quasi quasi mi ammazzo. Finiscilo. Beh, scusami se mi volevo divertire, eh. Abbiamo entrambi bisogno di un medico. Conosci un bisturi di cui ti fidi? Io mi posso fidare di te. Quelli li ho già visti. Io li ho già visti. Prima, Troy. Gli assassini. Dobbiamo trovare un bisturi. Presto. Victor potrà aiutarci, non so se te la... Va bene, andiamo da Victor. Non dormire. No. Penserà lui, a noi. Dobbiamo arrivarci in qualche modo. Chiama qualcuno. Chiunque. Il mio unico amico è morto. Chiama della main. Ok, ok. Salve. I miei sensori indicano che si trova fuori dall'area operativa. E che cazzo? Solo a prendermi. Ma che sfiga, non va bene nulla. L'esoterica di Misty davanti a Vic. Certamente, sto inviando un veicolo. Dovrebbe arrivare in meno di 20 minuti. Che stai facendo? Più veloce, più veloce. Altro che 20 minuti, qua ci crepo. Il link personale è danneggiato. Prego, inserisca il connettore sotto l'orecchio, ma non troppo in profondità. Ci saranno dei neurosocket ausiliari tra i suoi linfonodi, sotto il muscolo SCM. Se prendo una vena per sbaglio, morirà. Faccia attenzione, per favore. Se non fa nulla, morirà. Forse ho trovato i socket. Che situazione di merda. Giuro che dal momento in cui è morto Jackie... Non ci sto capendo più nulla di quello che sta succedendo, giuro. Giuro, è tutto così veloce e... Ma proprio... Che non ci sto capendo nulla. Su, portiamolo dentro. Victor? Non so se ce la faccio. Muore anche questo adesso? Devo riposare. No, tu muori. Tu col sangue. Misty! Ma che rapporti sono lui e Misty, tra l'altro? Vista l'età potrebbe essere benissimo sua figlia. La pressione sta crollando. È in shock neurogeno. Sta morendo. Ma come fa della main a essere ancora qui? Non c'è altro modo. C'è il rischio di... So bene quello che faccio. Guarda... Praticamente in questo momento, da un bel po' di minuti a questa parte, sono uno spettatore. Cioè, sto guardando un film. Ok. Misty? Mi chiederà dov'è Jackie, sicuro. No, ma Jackie ha detto che lo sapeva, Misty. Vuoi vedere che i tarocchi di Misty le avevano predetto che Jackie sarebbe morto in missione? Molto probabilmente. Tutto questo è colpa di Dexter, tra l'altro. Per il fatto che mi ha sparato, perché fino adesso io se no starei bene. Come sta? Tu come fai a essere vivo? Guarisce più lentamente di te, ma migliora ogni giorno che passa. Da quanto siamo qui, scusami? Quanti giorni sono passati? Ehi, cosa tocchi? Cosa fai? Siamo diventati amici adesso? Vi, ci sei? Victor? La mia testa... Ciao, Victor! Come ti senti? Quanti giorni sono passati? Mi sento come se qualcosa non andasse. Non so, Vic. Mi fischiano le orecchie. E vedo cose strane. Queste allucinazioni, puoi descriverle? Vedo roba alla Matrix. Rumori assordanti.
Sono sul palco e fatico a respirare. Sono colmo di... No, oddio. Quei buchi sul braccio? Sfogo tutto quanto in un microfono. E capisco che non è servito. Che non mi sento meglio. Che cazzo stai dicendo, V? Poi... promettimi di non ridere. Piazzo una bomba nella Arasaka Tower. Non c'è proprio niente da ridere. Mi hanno ucciso, Night City sembrava diversa. Night City sembrava diversa. Strana. E la odiavo. Odiavo chiunque. Tutto quanto. Era troppo reale. Persino per un sogno lucido. Non stavi Forse sognando. Perché lo era. Quelli erano ricordi. C'è un costrutto di personalità su quel chip. I sogni che hai visto appartenevano al suo passato. Com'è possibile dire che c'è un terrorista nella mia testa? Aspetta. Stai dicendo che c'è un vero terrorista nella mia testa? In questo momento? Già. Esatto. Johnny Silverhand. Che cosa? Ha avuto il suo momento di gloria 50 anni fa. Ok, questo l'avevo capito. Arasaka. Hai sentito parlare? Opera sua. Dicevano che fosse morto nel crollo. A quanto pare no. Comunque, non è la cosa importante adesso. Allora cos'è? La prima volta che ti vedo impaurito, dubito che sia importante di un terrorista. Sentiamo. Non mi avevi mai guardato in quel modo, Vic. Che succede? È che... non ti resta molto tempo, ragazzo. Che cosa? Hai detto? Sto morendo. Il biochip, in pratica, è una bomba. Già innescata. Non ti resta molto tempo. Molta vita. Oh. Al massimo qualche settimana. Merda. Il costrutto di Silverhand sta sovrascrivendo la tua personalità. Prenderà il controllo del tuo corpo finché un giorno non... Merda, no. Sparirai. Quindi non sto morendo realmente, mi stanno sovrascrivendo. È importante che tu capisca bene. Ma mi curerai? Stai dicendo stronzate. Ma mi curerai, vero? Ma mi curerai, giusto? Vic. Non c'è modo. Se potessi lo farei, Vi. Credimi. Ma questo va ben oltre le mie conoscenze. Era ovvio, lo sapevo. Vic, perché non puoi aiutarmi? La versione lunga o quella corta? Voglio sapere tutto. Non tralasciare nessun dettaglio. Esatto. Ok. Nel chip c'era... c'è un costrutto, una psiche. Quella di Johnny Silverhand. E fino a qua ci siamo. L'hai inserito nel tuo slot, ma non è successo nulla, giusto? Finché non sei morto. Ok. Mettile in testa da Dexter DeShawn. Ma come ho fatto a tornare? E questo vorrei saperlo anch'io. Piccolo calibro, sei stato fortunato. E grazie a un'altra pessima decisione di Mr. DeShawn. I naniti nel chip hanno iniziato a riparare i danni. Ok. Poi ti hanno preso per mano e ti hanno trascinato lontano dall'aldilà. Come fanno a... non lo so. La gente non muore e poi si rialza come se esatto. niente fosse. Esatto. Finora era così. A meno di avere della tecnologia corporativa top secret... creata per rianimarla. E che mi dici di me? Della mia psiche? Sono tornato in vita e ora dovrei far finta che questo cambiamento... Cioè, in pratica mi sono autoricostruito. Chiedilo agli ingegneri della Arasaka che l'hanno creato. So solo che la tua mente svanirà e non sarai in dolore. Questo non è che... non mi tranquillizza, sai? Il biochip, le cellule del tuo cervello sono tumori da rimuovere. E il corpo è un guscio vuoto per ospitare il costrutto. Ok. Questo terrorista del cazzo vuole cancellarmi e prendere il mio posto, prendere il mio corpo. Non è una cosa volontaria. È automatico, inevitabile. E nessuno di voi due può fermarlo. Sicuro? Cioè, magari non lo sai tu, ma magari un modo esiste. E quindi cosa devo fare? Cioè, devo vivere quel poco che mi resta? Nick, non mi hai mai deluso. Se non puoi fare niente per aiutarmi, allora... beh, che diavolo faccio? Bella domanda. Ti prego, Vic. Vorrei saperlo anch'io, ragazzo. Misty. La luce.
Ehi, Misty. Chiedi troppo un vecchietto come Vic. Lo so. Forza, V. Ti accompagno a casa. Oh, Misty. Mi dispiace, non ho potuto neanche salvare Jackie. Quindi se noi avessimo lasciato ipoteticamente lo shard dentro Jackie, certo avremmo perso Jackie, ma avremmo ottenuto Silverhand, per dire. Cioè, cosa che ovviamente non sarebbe stata bella, però ipoteticamente parlando sarebbe andata così. E poi è morto. E io pensavo che sarei morto con lui, nel sonno. Il sonno è un presagio di morte, l'inevitabile. Non so neanche dire se ora sono sveglio. Insomma, potrei essere già morto, no? No, fidati. Non fissarti su questo, V. Non ci pensare. Tieni. Ah, eccoti. Ho delle medicine per te. Misty. Omega bloccanti, presi regolarmente, impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. E l'altra? La pseudoendotrizina è da parte mia. Effetto opposto. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Oh! Se mi voglio ammazzare, insomma. Sono esausta. Mi stai dando delle pillole che mi uccideranno. Mi stai dando una pillola per spronare quel figlio di puttana in modo che mi uccida prima. Ascolta, per un po' starai bene. Ma proseguendo potrebbe trasformarsi in pura agonia. Ti sto dando un'opzione, tesoro. Questo è vero. Il cervello può essere ingannato. Gli antidolorifici lo fanno. La tua psiche morirà. E tu sentirai svanire il tuo vecchio io. A un certo punto non ti... Chissà se c'è un vero timer per sarà questo, non penso. Sarà doloroso. Ma non deve per forza finire così. A che cazzo mi servono delle pillole? Mi basta infilarmi una pistola in bocca e premere il grilletto. Beh, in quel modo uccideresti due anime. Sì? È questo che vuoi? Volendolo fare, sì. Vabbè, me ne vado a dormire. Devo stendermi un po'. Wow, pesante come storia, eh. Tieni, ho un'altra cosa per te. Che cosa? Vic te l'ha estratto dal cranio. Un portafortuna. Ah, vabbè. Promettimi che cercherai di dormire un po'. Sei un vero amore a proposito di Jackie. Sei un vero amore, grazie. Sei un vero tesoro, Misty. Grazie. Buonanotte, V. Ti auguro sogni d'oro. Mi dispiace per Jackie. Voglio vederla uscire perché probabilmente... magari la sentiamo piangere. È scomparsa e basta. Vabbè, andiamo a dormire. Peggio di così forse non può andare. Non oggi. Bello il mio proiettile, eh? Chissà se ipoteticamente parlando, andando alla stessa discarica, troviamo il cadavere di Dexter. Magari c'ha un oggetto unico, chissà. Ehi! Devo andarmene da qui, capisci? Johnny? E ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, compreso te. Certo. Va bene. Guarda, Johnny. Va bene così. Una sigaretta. Dove le tieni? Tanto non puoi fumare, sono io il corpo. Ah, cazzo. Non fumo, mi dispiace. Non fumo. E allora va a comprarle. Devo fumare per l'ultima volta. Porca puttana, cazzo! E tu che razza di Joy Toy saresti? Levati. Senti, stronzo! Però mi piace il fatto che sia lui. Posso parlarti?
Sono ancora vestito di merda? Immagino di sì. Vai! Per chi lavori? Dimmelo! Uccidimi, forza! Cazzo! Uccidimi se ce la fai! A quanto pare non ce la fai! Lo strappo con le mie mani. No, aspetta! Forse la soluzione della pistola in bocca non è poi così male, Vi. Sai, dovrebbe essere considerato il bad bad ending. Troverò un modo. Quella. Aia, che dolore. Hai sentito? Non t'azzardare, Johnny. Se cerchi di uccidermi, ci crepi prima tu, fidati. Prendi la medicina. Vediamo se fa qualcosa. Quello è il mio sangue, benissimo. Vediamo se fa qualcosa, se aspetto. Beh, è passato un po', sembrerebbe non essere successo nulla. Prendiamo la medicina. Un pezzo di merda. No, così no. E ti pareva che le buttava a terra. In bocca e premi il grilletto. Vuoi che lo faccia? Vuoi che lo faccia? Le nostre menti si toccano. Non ci vuole nulla perché io lo faccia. Sulla frutta. Ti infetto. Non posso farci niente. Mi senti? Se potessi vomiterei, cazzo. Ma non puoi. Devo essere anche là fuori, da qualche parte. Ok, e io vado a prendermi la pillola. Non me lo puoi impedire. Esci dalla mia testa. Lasciami in pace. Esci dalla mia testa, cazzo. Un proiettile in testa è l'unica soluzione. Mi senti, stronzo? Un proiettile nel cazzo di cervello. Vuoi che lo faccia? Io non ho problemi. Oh, cazzo. Sta diventando talmente contorta questa storia che non mi dispiace. Ti dirò. Beh, alla fine ci sono arrivato in doccia, dai, almeno quello. Ma sti buchi sul braccio. Che situazione del culo. Il mio migliore amico è morto. C'ho un pazzo terrorista che ha fatto Matrix in testa. Riforniscite di munizioni. Apri l'inventario e indossa dei vestiti. Trova qualcosa da mangiare e leggi le tue mail. Primo passo, vestirsi. Fatto. Prendiamo un po' di munizioni. Mangiamoci qualcosa, perché se no crepo di fame. Leggiamo le nostre mail. Vediamo cosa c'è arrivato. Truffa del nanogel per il pene. Va bene. E attenzione se è stato attaccato. Oh wow, anche le mail di spam. Fantastico. Chi è? Sono Takemura. Dobbiamo vederci. Vieni al Tombstein. Perché dovrei? E perché dovrei? Perché sono quello che ti ha salvato la vita. In realtà è stato Victor. Mi sono ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. Già. E ci vorrà ancora del tempo. E allora, se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. Senti, Takemura, ci vediamo quando ci vediamo. Aspetto. Va bene? Dio mio. No, merda. Che succede?